Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Bicchiere della Staffa. Questa sera il mio ospite è Attilio Staiano, autore di un libro uscito da pochissimo che si intitola Fine vita, un problema di tutti, riflessioni e proposte per una legge italiana condivisa sul suicidio assistito e l'eutanasia. Ecco, questa è la copertina. In realtà Attilio Staiano ha pubblicato con noi già un altro suo libro, L'amore sempre, un libro che ha avuto un grande successo, che è stato tradotto in diverse lingue e ha avuto molte, molte edizioni. Io devo esprimere una grande ammirazione per Attilio, per quello che ha fatto, per quello che fa, per quello che pensa, per il lavoro anche di documentazione, di ricerca che sta dietro a questo libro, ma anche per ragioni più generali che penso verranno fuori nel corso della nostra conversazione. Allora, innanzitutto una domanda molto, molto banale, ma anche molto essenziale. Allora, lei non è un medico, non è un bioeticista, ha alle spalle una professione che la portava, direi, in altre direzioni. Ci spieghi come è arrivato a occuparsi di questi temi? Che cosa faceva prima? Cosa è successo nella sua vita che l'ha portato a parlare di fine vita, di accompagnamento e tutto il resto? Buonasera, grazie direttore di invitarmi a presentare il nostro libro su questa piattaforma. Dunque, io professionalmente sono stato un ricercatore, prima all'università e poi nell'industria. Successivamente ho amministrato programmi di ricerca industriale all'Unione Europea e quando sono andato in pensione poi ho avuto contratti di insegnamento negli Stati Uniti e a Bologna, all'Università di Bologna, su temi legati alla politica della ricerca in vista della competitività nell'Unione Europea, che se ne è occupato per una decina d'anni. Dopo questi 10 anni, c'erano 70 anni, e avevo ancora delle energie, ma all'università non mi hanno confermato i contratti, e allora mi sono messo a fare altre cose. Che cosa mi sono messo a fare? Ma c'è tutta una storia dietro, perché quando avevo 45 anni ero separato, potuto divorziare dalla mamma dei miei figli e avevo cominciato a vivere con una persona della mia età. Dopo un paio di mesi che eravamo insieme, ha avuto una diagnosi di un cancro metastatizzato e gravissimo che l'ha portata alla morte nel giro di un anno. E quest'anno è stato un anno devastante, ma anche un anno intenso, un anno pieno di esperienze e pieno di amore. E ho visto che era possibile valorizzare questo tempo, imparare molto e scoprire nella sofferenza la possibilità di trovare la solidarietà, l'amicizia e l'aiuto di tante persone che mi erano vicine, che ci erano vicine. Questo era tanto tempo fa, e dopo sono diventati vecchi i miei genitori e sono morti, e ho accompagnato anche loro, insieme con mia sorella siamo riusciti a fare bene questo accompagnamento. E così quando poi dopo mi sono trovato a cercare come occupare il mio tempo, è stata una zia che mi ha detto: tu sai tenere compagnia agli anziani, vai a trovare il dottor Strobando. E il dottor Strobando è un grandissimo medico che aveva da 20 anni messo in piedi una sezione di cure palliative in un ospedale a Bruxelles, e dopo una formazione, dopo un tirocinio con un volontario esperto, ho cominciato a fare qualche cosa per dare da mangiare alle persone che non sapevano mangiare da solo, accompagnarle al bagno. E successivamente sono stato promosso
alla posizione di non fare niente, che è diciamo, il top della professione, perché quando si impara a esserci invece di fare, allora vuol dire che si è trovato il modo di assicurare una presenza silenziosa che è un modo di stare, di essere vicini e di accompagnare e aspettare che il lamento diventi una parola, che diventi un discorso, diventi un dialogo e, se Dio vuole, diventi un incontro. E allora si hanno degli incontri straordinari, degli incontri che sono molto intimi, sono molto profondi, perché i malati sono i miei maestri che mi insegnano che cosa è importante. Quando io sono malato, che sto per morire nel letto, i miei libri non contano né il mio giardino, né ancor meno il conto in banca o altre cose che mi preoccupano e mi attardano. E allora riesco a avvicinarmi a qualche cosa che è più essenziale. E per questo i malati sono i maestri. Io ho sempre cercato dei maestri nella mia vita, quando ero ricercatore e in ogni situazione. E vorrei citare qualcuno di questi maestri, perché da vedere chi sono i maestri si capisce chi sono io. Il primo maestro che voglio citare è Enrico Persico, che è un fisico che è nato nell'anno 1900. Io mi sono laureato nel 61 e sono stato il suo assistente di fisica teorica. Lui era un meccanico quantista. Nel 1935 era direttore dell'Istituto di Fisica, molto giovane, in un posto di grande prestigio. Chiese l'aspettativa e si fece da parte perché era arrivato un giovane di speranze all'Università di Roma, si chiamava Enrico Fermi, e lui gli ha ceduto il suo posto. Ed è ritornato in cattedra solo quando Fermi doveva andare negli Stati Uniti per le persecuzioni. Secondo maestro, in questa stessa epoca, è stato Edoardo Amaldi, che era il direttore dell'Istituto di Fisica quando io mi sono laureato nel 61, e Amaldi aveva 60 anni. Io lavoravo su un modello di annichilazione degli antiproteini e dopo 2 anni avevo scritto un articolo che si è pubblicato in una grande rivista internazionale e di questo ero molto fiero, ricevevo lettere da Stalin, da Giappone, eccetera. E mi sono accorto che avevo fatto uno sbaglio e che i miei calcoli erano sbagliati, i risultati erano sbagliati. Sono andato più o meno piangendo da Edoardo Amaldi e gli ho detto qual era la situazione. E lui mi ha detto il primo dovere del ricercatore e la ricerca della verità. Quindi la prima cosa che devi fare è di scrivere una lettera alla rivista per presentare l'errore. Però io ti aiuterò a formulare in modo che sia un'estensione del tuo lavoro e che non ti bruci questo modo di uscirne. Questi sono due esempi. C'è anche tanti altri esempi nella mia vita professionale. Ne voglio citare solamente un altro, che è l'ultimo maestro che ho trovato nel mio cammino, che si chiama Mario Vito. È un medico anestesista e rianimatore, molto giovane rispetto a me, che ha rianimato Pier Giorgio Welby. È un disobbediente civile che ha smosso le montagne dell'indifferenza e della conservazione e che ha permesso a Pier Giorgio Welby di realizzare il suo progetto di terminare degnamente la vita e ha aperto la strada alla legge dello Stato sulle dichiarazioni di trattamento che consentano di rifiutare l'accanimento terapeutico praticamente o dei trattamenti ritenuti inutili o inefficaci, o in ogni caso non corrispondenti alla propria visione della vita. Mario Vito è l'autore di una delle due prefazioni del libro, l'altra di E sono molto onorato che abbia scritto questa introduzione
perché veramente è un personaggio umile e rispettabile e grande, che è stato perseguitato per questo suo, coraggio e persecuzioni giudiziarie, diciamo, il rischio della galera, il rischio di perdere il posto, essere radiato all'ordine dei medici o cose del genere. Ma è un uomo dritto che sa tenere la testa delle spalle solide. Ecco, prima di entrare nel merito del suo nuovo libro, cioè di fine vita, andando dietro al suo racconto di prima, che cos'è importante negli ultimi giorni di una vita, in base alla sua esperienza, alle persone che ha incontrato, al vissuti che ha conosciuto? Quando, intanto è importante di andare a trovare qualcuno che è alla fine della vita, perché la fine della vita è qualcosa alla quale nessuno può scappare e la condizione umana non può essere compresa se non si esplora anche questa dimensione. Io sono nato a Napoli, in verità vicino a Napoli. Napoli ci sono dei quartieri come Scampia o anche nella parte vecchia della città dove non si può circolare la sera, nemmeno la polizia può andare senza temere degli assalti. Diciamo. Però nessuno può capire la realtà di Napoli, la realtà del sud Italia, se non visita Scampia, dove ci sono gli spacci di droga, dove c'è la corruzione, il degrado, ma ci sono anche le scuole e ci sono anche dei luoghi che ricercano una vita nuova, un riscatto e che si prospettano un futuro nel quale i nostri figli e nipoti possano vivere con dignità e con gioia, come ciascuno dei nostri giovani ha diritto di sperare. Allora, allo stesso modo a Bruxelles, ma anche a Roma, a Torino, ci sono dei posti dove si ha paura di andare, sono le case di riposo dove ci sono i pazienti Alzheimer, o sono gli hospice dove ci sono le persone in fine di vita. Però se io mi rifiuto di andare a trovare il mio amico che è in punto di morte, perdo qualche cosa nella mia capacità di comprendere la condizione umana. E da questa esperienza, se ho il coraggio di farlo, ne esco arricchito, perché scopro delle grandi risorse che sono in me e anche imparo delle cose, imparo per esempio a non perdere tempo, perché il tempo di chi ha solamente una settimana di fronte a sé diventa molto prezioso. E allora non c'è tempo per degli incontri futili o per delle cose senza senso. In questa ottica la pratica dell'accompagnamento dei malati, dei moventi, è un'esperienza ricca che sarebbe, diciamo, raccomandabile. Bisogna imparare a farla. Non si può andare a trovare qualcuno e dargli false speranze. I nemici del malato sono quelli che raccontano stupidaggini, banalità o false speranze, che alimentano false speranze. Non posso dire, ma ti trovo meglio di ieri, vedrai che andremo a giocare a tennis di nuovo. Non posso creare delle attese e devo solamente rispondere se mi parla, ma se no la cosa migliore è di stare zitti. Stare zitti, di assicurare una presenza anche nel silenzio, accarezzarli, abbracciarli, farli sentire che sono importanti per noi, ma non entrare, non entrare nel loro mondo se non aprono la loro porta. Noi abbiamo un vantaggio rispetto al medico perché siamo ignoranti, o si presume che siamo ignoranti della loro prognosi. Allora il malato può dirmi: mese prossimo
andrò a vedere la casa della mia infanzia. Oppure in primavera accompagnerò la mia nipote al matrimonio perché mio fratello è morto. Questo non può dirlo al medico che sa che la settimana prossima sarà morto, ma può dirlo a me. E allora la mia presenza gli consente di stare in uno spazio di progetto, di speranza, di vita, diciamo. Perché finché c'è una prospettiva di poter fare qualcosa di bello domani, allora io mi sento bene. Ecco, la prima parte del suo libro è proprio dedicata a riflettere su questi elementi e anche ad una serie di racconti che spiegano molto bene appunto che cosa significa affrontare gli ultimi giorni di vita, che cosa significa dignità per una persona che sta morendo, eccetera. Poi a un certo punto lei si nutre invece nell'analisi di tutta una serie di esperienze legislative che sono state fatte innanzitutto in Belgio e poi anche in Francia e in Gran Bretagna, e soprattutto con lo scopo di preparare noi italiani ad affrontare ragionamenti, riflessioni, dibattiti, eccetera, su questi temi, visto che siamo stati anche sollecitati dalla Consulta appunto a legiferare. Vorrei partire dalla legge belga. Belgio è il paese in cui lei vive e la legge belga l'ha conosciuta non solo perché l'ha studiata, ma perché l'ha vista anche in opera. Mi sembra una legge molto problematica e che soprattutto segnala molti dei possibili problemi che una legislazione che trascuri tutta una serie di elementi, diciamo così, rischia di provocare. Vuole un po' raccontarci questa vicenda? La situazione in Belgio è complicata non solo a riguardo dell'eutanasia, della definizione di eutanasia, ma di per sé, perché il Belgio è veramente un laboratorio di scienze politiche unico al mondo, dove ci sono delle strutture kafkiane assolutamente. Ci sono diverse comunità linguistiche, diverse comunità regionali. Ci sono 6 ministri della salute. In Italia le cose sembrano complicate, ma è l'asilo infantile rispetto a quello che succede qua in Belgio. Il Belgio è lacerato da differenze linguistiche, geografiche, economiche e sociali. E le cose avanzano perché hanno trovato la soluzione attraverso dei compromessi. Quando una delle fazioni ha una esigenza non negoziabile che è contraria agli intendimenti della parte opposta, si trova una soluzione accordando il passaggio di un altro dossier che gli oppositori vogliono fare adottare. E così, alla fine del secolo scorso, quando si preparava la legge della determinazione dell'eutanasia, si preparava anche una legge sulla regolamentazione delle cure palliative, che erano già in essere da 20 anni in Belgio, ma che avevano bisogno di un intervento e di una legge di finanziamento. La preparazione è durata diversi anni ed è stata eseguita al Senato da commissioni separate, disgiunte e non comunitarie, che hanno alla fine legiferato promulgando negli stessi mesi queste due leggi con delle soluzioni che vengono da concezioni del mondo opposte e quindi incompatibili e che si sono trovate poi sul territorio a dover essere conciliate dagli operatori del territorio. Ora, la legge di depenalizzazione dell'eutanasia ha diverse lacune e contraddizioni. Io mi domando se non siano state introdotte surrettiziamente, apposta per non fare funzionare
le cose a medio. Per esempio, l'eutanasia non è penalmente perseguibile se è eseguita secondo i dettami della legge, però chi esegue l'eutanasia ed è obbligatoria la denuncia a una commissione di controllo, però il medico che esegue l'eutanasia e non denuncia la commissione di controllo non è oggetto di sanzioni. Per cui la commissione ha solamente le dichiarazioni dei medici che non hanno avuto interesse a nascondere il loro operato eventualmente deviante. Inoltre la legge domanda un secondo, in certi casi un terzo avviso indipendente. Non c'è nessuna norma che regola la scelta del medico che deve dare il secondo o il terzo avviso, né c'è una sanzione per il medico che non domanda il secondo avviso e che domanda il secondo e il terzo avviso al suo amico che lavora nello stesso reparto e che quindi fa solamente un copia e incolla della cartella fatta dal medico che ha in carico il paziente. Altra grave lacuna è che i pareri del secondo e del terzo medico sono consultivi e ci sono molte, molte decine di casi di esecuzioni di eutanasia con due o tre pareri contrari rispetto al parere del proprio amico. Inoltre non è richiesta la residenza in Belgio del richiedente, per cui c'è una migrazione, soprattutto dalla Francia, di cittadini francesi che vengono alla ricerca della morte in Belgio, perché a loro sembra più facile trovare un passatore belga piuttosto che un centro di cure palliative in Francia. Finalmente poi la commissione di controllo non è che una facciata dietro la quale avvengono le più incredibili e devianti operazioni. Per esempio, nei giornali si trovano necrologi di anziani coniugi che tanto si sono amati che hanno chiesto l'esecuzione dell'eutanasia contestuale, senza avere le patologie che sono previste dalla legge. Ma io ho tanto amato mia moglie che non posso vivere senza di lei, quindi decidiamo di venire insieme, d'altra parte siamo vecchi e stanchi di vivere. L'idea degli stanchi di vivere comincia a prendere piede sia in Olanda che in Belgio, per cui le prescrizioni iniziali della grave sofferenza dell'imminenza della morte non sono più un vero e proprio requisito. Ultima cosa che voglio dire è che questa commissione di controllo ha facoltà di accedere alla magistratura per casi che sono dubbi, però le cose sono messe in modo tale che c'è un potere di veto di una minoranza che in caso in cui la maggioranza chieda la denuncia alla magistratura, una minoranza può bloccare. E di fatto in tutti questi anni, 20 anni, ci sono stati solo due o tre casi di ricorsi alla magistratura quando il caso era diventato di pubblico dominio perché già comunicato attraverso la televisione, giornali, e quindi non si poteva non parlare. Questo è un po' il triste quadro del Belgio, e c'è molto da imparare e in effetti in altri paesi, per esempio in Spagna, che ha legiferato nel 2020-2021, la legge è molto migliore della legge belga, perché tra l'altro c'è un controllo a priori. Questi controlli in Belgio sono ovviamente a posteriori. Se c'è un errore, il paziente intanto è morto, quindi buonasera. I controlli, soprattutto nei casi di casi psichiatrici, con speranza di vita di molti anni, è indispensabile un controllo a priori. Il malato psichiatrico può dire non ce la faccio più, voglio la morte, ma questo non significa che con questo si qualifica per domanda dell'eutanasia. Io pure, se c'è un calcolo ai reni, posso dire che sarebbe meglio morire, ma con questo io chiedo solo di vivere altrimenti, pertanto, non di farmi procurare. Ecco, visto che in Italia dovremmo in qualche modo
mettere mano ad una legge che affronti queste questioni, il suicidio assistito, soprattutto forse l'eutanasia, quale percorso, quale processo lei si augura? Io guardo a quello che è successo in Francia. Forse gli ascoltatori non sanno che in Italia ci sono state due pronunce della Corte Costituzionale che hanno riscontrato elementi di incostituzionalità nell'articolo 580 del Codice Penale, laddove punisce l'aiuto al suicidio. E sono due sentenze molto articolate, molto belle, molto accurate, che sono state espresse nel 2018 e nel 2019, chiedendo al Parlamento di intervenire e legiferare. Però, siccome il Parlamento non è intervenuto dopo la prima sentenza del 2018, nel 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una parte dell'articolo 580, laddove punisce chi aiuta il suicidio di chi aveva deciso liberamente e esplicitamente di cercare la morte, essendo in una condizione di malattia irreversibile e in morte imminente e con grandi sofferenze, come il caso di persone soggette a sopravvivenza attraverso macchinari per la respirazione. E questa seconda pronuncia della Corte Costituzionale ha avuto un importantissimo ruolo, diciamo, storico, perché ha già avuto degli effetti legali, in quanto che alcuni casi sono stati alcuni casi di giudizi penali contro persone che avevano aiutato il suicidio di malati di SLA. Sono stati dichiarati non colpevoli sulla base della dichiarazione di incostituzionalità che era parte dell'articolo 580 del Codice Penale. A seguito di questo, l'associazione Luca Tertoni ha lanciato una proposta di referendum per l'eutanasia legale che raccoglierà le firme durante l'estate del 2021. Ora, questa proposta è molto opportuna perché può servire per sollecitare il Parlamento a intervenire e rispondere alla domanda del giudice costituzionale, ma non si deve auspicare che la soluzione venga dall'abrogazione di una parte dell'articolo sull'aiuto al suicidio del consenziente, perché un argomento così delicato che va trattato col cesello e non con l'ascia dell'abrogazione. Quindi io penso che sia un'azione meritoria quella dell'associazione Coscioni, però che il Parlamento debba sentirsi piuttosto stimolato a intervenire. E attualmente nel Parlamento ci sono, mi sembra, 14 tra il Senato e la Camera proposte per la determinazione delle alternative. Però nessuna di queste è all'altezza delle sfide che il tema propone. E già la sentenza della Corte Costituzionale è molto più fine e accurata nel definire il tipo di controlli e verifiche a priori che devono essere fatte dal Servizio Sanitario Nazionale prima di consentire l'esecuzione dell'aiuto ai civili. Io penso che la soluzione può venire solamente dal metodo francese, che è stato utilizzato nel 2005 attraverso l'iniziativa del Presidente dell'Assemblea Nazionale, che ha conferito all'onorevole Leonetti, un medico membro del Parlamento, il compito di gestire una missione, che sarebbe una specie di studio dell'Assemblea Nazionale per valutare i temi del fine vita. E questa missione è durata più di 8 mesi, ha compreso 31 membri del Parlamento, rappresentanti di tutti quanti i partiti
presenti nell'aula e che attraverso la delicatezza e la saggezza di Leonetti ha saputo mettere da parte le decisioni precostituite che ciascuno portava con sé sulla base della propria storia e delle proprie credenze, e attraverso audizioni degli esperti e della popolazione e visite in Francia e all'estero, è arrivata a una formulazione della legge Leonetti 2005, che è l'unica legge della Quinta Repubblica francese che è stata approvata all'unanimità, 540 voti positivi e zero negativi, un caso più unico che raro in un tema così divisivo come questo tema etico. Bisogna dire però che, e in questo io individuo un altro maestro che sarebbe Italo Penco, il presidente dell'Associazione Italiana delle Cure Palliative del precedente mandato che è terminato nel 2020, il quale ha scritto che esistono dei cittadini che non si riconoscono nella proposta di soluzione della situazione finale come alternativa all'eutanasia, perché la settimana che si passa in uno stato vegetativo senza la possibilità di comunicazione, non entra nella loro visione della dignità umana. E questo medico, che è un palliativista e che è contrario all'eutanasia, dice: noi come cittadini dobbiamo ascoltare e trovare una soluzione per questa minoranza che più anche è presente. Quando si dice che il 70% della popolazione vuole l'eutanasia, si vuole dire soltanto che la sensazione è che si muoia male, nel senso che siano inadeguate le strutture sanitarie che ci accompagnano nelle ultime settimane di vita. Non si vuole dire che vogliamo essere tutti trattati come degli atti malati che si portano dal veterinario per l'ultimo. Ora vedo che il tempo stringe, ma io penso che l'unica soluzione in Italia sia quella che il Parlamento nomini una commissione di parlamentari di analisi e di audizione che prepari il terreno, consolidi tutte le proposte presenti e attraverso la saggezza dei medici palliativisti e la competenza dei giuristi e degli eticisti trovi una soluzione che porti a una conciliazione nella quale si dà spazio a chi non è soddisfatto della soluzione finale, ma si conservi la dignità e l'accesso alle cure palliative che sono con oramai 40 anni di buone pratiche e che segnano per l'Italia un punto di assoluta eccellenza. Io condivido il suo auspicio e spero anche che cresca anche nella società civile una riflessione, un dibattito, perché questo è veramente un problema, no? È uno di quei problemi che davvero investono tutti senza distinzione. È difficile immaginare che le cose andranno proprio così, noi rimaniamo comunque il paese in cui ci si divide tra guelfi e ghibellini, ma insomma, è giusto nutrire la speranza che ciò accade e devo dire che il suo libro comunque offre molta, molta materia, molta materia di riflessione, ma anche di dati, di analisi molto, molto rigorose, insomma, che spingono in questa direzione. Grazie molto per essere stato con noi. Come ne sai, i nostri incontri si chiudono bevendo bicchiere della stampa, quindi io spero che lei sia preparato. Allora, al suo libro e alla fortuna di tutte le riflessioni che abbiamo fatto. Alla fortuna dell'editore Lindau.
Io le dico che ho dei difficoltà ad acquistare dall'estero di Lindau, però non li acquisto attraverso Amazon, ma vado in una bella libreria italiana che si chiama Piola Libri, che è un posto dove si beve vino italiano e si leggono libri ed è un incontro straordinario di cittadini italiani che vivono a Bruxelles, un posto dove vado molto volentieri. Molto bene, allora grazie due volte. Alla salute. Grazie.